Gentili audioascoltatori, più cordiale buon pomeriggio per la consueta rubrica di Conosciamo l'avversario di Tifo Grifo Web Radio TV Perugia. Oggi abbiamo uno stimato collega di Latte e Miele che ci parlerà dell'Ascoli e il nostro stimato collega si chiama Clementi Alberto. Intanto benvenuto nella Web Radio TV Perugia. Ciao a tutti, buongiorno, bentrovati. Allora, l'Ascoli cambia la società, cambia l'allenatore, cambia la rosa. In realtà, in concreto, cosa è cambiato nell'Ascoli rispetto all'anno scorso? Hai detto bene, ha cambiato la società e già è stato un passo fondamentale, importante, sia per la sopravvivenza, perché l'ambiente oramai era diventato infuocato, si era i ferri corti fra tifosi, stampa, ambiente in generale e il presidente Bellini e lo staff dirigenziale che era in società. Quindi proseguire su quella strada sarebbe stato veramente molto, molto problematico, sia per la società che per i tifosi e di conseguenza per la squadra. Quindi questa è stata la mossa decisiva per andare avanti, partire con rinnovato entusiasmo. La nuova società che ha rilevato l'Ascoli, intanto ha cambiato il nome perché non gradito dai tifosi, l'addizione Ascoli Picchio, si è ritornati al vecchio Ascoli Calcio 1898. Il patron Pulcinelli, che ha rilevato con i suoi gruppi la società, è stato accolto ovviamente molto bene, ma si è presentato anche molto bene perché non solo ha voluto fortemente rilevare la società e lo ha dimostrato con una trattativa che sembrava infinita, con colpi di scena continui, con repentini volta gabbana da parte del vecchio presidente, eppure Pulcinelli è sempre rimasto lì, dimostrando proprio in concreto, avendo anche contatti con dirigenti ascolani e con i tifosi, di voler acquisire la società. Una volta che ce l'ha fatta, ha fatto la mossa secondo me più intelligente, mettere alla presidenza un ex dirigente, ma soprattutto una persona che ha l'ambiente che è Tosti, Giuliano Tosti è il nuovo presidente dell'Ascoli Calcio, e riportare in consiglio anche Gianluca Ciccoiani, che è un altro dei dirigenti storici della piazza bianconera. Sono due giovani dirigenti che conoscono benissimo, non bene, l'ambiente e che sanno quindi dare le direttive giuste. Mentre la società che c'era prima queste direttive non le ha mai volute ascoltare, sembra invece che la nuova società sia a colpire giusto. Vado avanti. Posso dirvi della Sì. squadra? No, ecco, volevo dire, no? L'anno scorso si è salvata all'ultimo tuffo vincendo lo spareggio con l'Entella. Doveramente il doppio pareggio, quindi Sì, doppio pareggio, sì, col doppio siamo pareggio, ma andati avanti a pareggi. Le sì. ultime giornate siamo andati a pareggi e per fortuna è bastato. Ecco, però l'obiettivo l'ha centrato, ecco, e cosa cambia dall'Ascoli di Cosmi all'Ascoli di Vivarini? Il 3-5-2 mi sembra che applichi l'Ascoli dalla prima giornata. Adesso, a livello della rosa è stata totalmente cambiata. Ecco, quali sono le ambizioni della società e quali, secondo il tuo parere, diciamo, sono stati gli acquisti importanti dell'Ascoli? Beh, consideriamo che l'Ascoli ha acquistato 16 giocatori nuovi. Se arriva Troiano, come sembra, in chiusura di mercato libero svincolato, però dovrebbe arrivare anche Troiano dall'Entella, diventano 17. È arrivato anche un terzo portiere, Alessandro Bacci, sono diventati 18. Capirete che una squadra che ha 18 giocatori nuovi in rosa, oltre all'allenatore nuovo e alla dirigenza nuova, al direttore sportivo nuovo, tutto nuovo, ha bisogno di tempo, quindi le ambizioni non possono andare al di là di una ragionevole e sana salvezza, se ci si riesce, perché perlomeno sono stati acquistati giocatori che si conoscono, giocatori di categoria, giocatori che Vivarini, l'allenatore, ha voluto, erano nel suo elenco, lui e il direttore sportivo Tesoro hanno lavorato intanto per sfoltire la rosa e ci sono riusciti abbastanza bene, ma soprattutto per avere giocatori che fossero pronti subito per giocare in Serie B. Un po' al contrario di quello che faceva la società negli anni precedenti, che puntava più su giovani promesse da valorizzare, come è successo con Favilli, come è successo con Orsolini. Però nel momento in cui poi queste promesse non si mantengono, ecco che l'Ascoli è andata in affanno, e parlo dell'anno scorso, soprattutto quando si è fatto male Favilli, che Esatto, era il vero punto di forza della squadra, che praticamente da novembre in poi non l'abbiamo mai visto. è vero. Ecco, Ora, domani vogliamo parlare dei singoli, dimmi tu, ma qui
c'è da aprire un libro, perché 16 giocatori nuovi non sono pochi. Esatto. E il modulo che, come hai detto te, che applica Vivarini è 3-5-2, l'ha dimostrato già nelle due partite che abbiamo visto finora, sia in Coppa Italia che nella prima di campionato con il Cosenza. In difesa gioca con tre centrali, quindi è importante che siano giocatori abbastanza intercambiabili fra loro, ma che sappiano giocare nella difesa a tre, perché poi lateralmente non avranno, come succedeva magari con Cosmi, che più che un 3-5-2 è un 5-3-2. Gli esterni di Cosmi erano due giocatori più difensivi che offensivi, gli esterni di Vivarini sono invece due giocatori prettamente offensivi, che possono anche ripiegare in difesa, ma che fondamentalmente sono nel 5 di centrocampo e non nel 5 di difesa, perché Vivarini è molto molto più propositivo e offensivo di quanto non sia stato Cosmi l'anno scorso. È proprio è la sua storia a dirlo e a raccontarlo. Difesa, quindi Padella, Brosco e 40 sono i tre difensori centrali titolari in questo momento, però è pronto anche Valentini, argentino, ex Entella, anche lui un nuovo acquisto. Dei tre che ho citato, Padella, Brosco e 40, che sono stati titolari nella prima gara, l'unico reduce dell'anno scorso è Padella, ed è l'unico reduce degli 11 che hanno giocato contro il Cosenza. Ha giocato anche discretamente bene, il migliore è stato sicuramente 40, però 40 è stato un giocatore dell'Ascoli, è cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli e poi è andato in prestito per due anni consecutivi, prima all'Olbia e poi alla Pistoiese in Serie C. Si è veramente fatto le ossa, perché ha fatto 60 presenze in due anni in Serie C, quindi ha giocato sempre nel titolare ed è ritornato pronto, uno di quei classici esempi di come in effetti i giovani devono giocare, non devono stare in panchina a tutti i costi pur di stare in Serie B. Lui ha fatto una scelta, ha scommesso e adesso sta incassando questa scommessa giocando titolare, visto che Vivarini ne ha parlato molto bene. Gli esterni saranno sulla destra Kupis, giocatore polacco, stato rilevato dal Cesena dopo il fallimento della squadra romagnola, e sulla sinistra invece Delia, giocatore estremamente interessante di categoria, viene anche lui dal svincolato dal Bari che è scomparso, ed è forse uno dei giocatori veramente più esperti della Serie B, un 29enne dotato di grande spinta e di buon tiro da fuori, quindi è uno dei migliori cursori laterali della categoria, sicuramente non a caso ha firmato il triennale. A centrocampo poi è dove Vivarini ha le opzioni maggiori, adesso si arriverà anche Troiano, come si spera ancora di più, però nell'ultima partita, nella prima partita ha giocato con Cavion, Debli, che voi conoscete sicuramente bene, e Baldini, però in panchina c'era Casarini, che secondo me sarà un titolare inamovibile nelle prossime partite, anche lui proveniente dal Novara, giocatore esperto della categoria, ha anche un'ottantina di presenze in Serie A con il Bologna, dove ha militato per 5 anni, una stagione ha fatto tutta da titolare in Serie A e poi è stato anche in Serie B con oltre 150 presenze, quindi è sicuramente un giocatore importantissimo per il centrocampo bianconero e non escludo che esordirà proprio al Renato Curi. A fianco a lui ci sarà Cavion, prelevato dalla Cremonese, anche lui ha firmato un triennale. Alla Cremonese è andato Mogos, il terzino destro, che tra l'altro ieri ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia. E Cavione l'anno scorso ha realizzato 6 gol con la maglia della Cremonese solo nel girone d'andata, e quindi è una, vista l'età anche, ha solo 23 anni, è un giocatore, un talento per questa categoria, anche lui ha firmato un triennale. Invece oltre a Cavione e penso Casarini più che Zebli, potrebbe esserci Frattesi, che è il 99, anno 99 forse più interessante d'Italia, è stato prelevato in prestito dal Sassuolo, che a sua volta l'ha comprato dalla Roma per 5 milioni, è un giocatore veramente bravo, forse un po' indietro fisicamente e per questo nella prima partita Vivarini gli ha preferito Baldini, che ha giocato da titolare. Se lo giocano il terzo posto di centrocampo, se lo giocano i due, gli altri centrocampi sono Adde, Valot, che è un altro giovane proveniente dalla Roma, e Parlati, un giovane fatto in casa. Carpani è fuori per infortunio, quindi ancora non se ne parla di rientrare, sta recuperando da un grave infortunio dell'anno scorso, è uno dei giocatori, è il giocatore bandiera dell'Ascoli, visto che proprio ieri sera è stato ceduto Mengoni, che era il capitano della squadra. Andrea Mengoni ha lasciato un grande vuoto nella tifoseria e nell'affetto di tutti, perché era da anni ad Ascoli, era il capitano, è stato protagonista delle ultime salvezze, ha preferito andare a giocare da titolare in Puglia, in Serie C, e tutti naturalmente gli hanno fatto l'in bocca al lupo
e giocherà nel Virtus Francavilla. Infine l'attacco, anche qui in attacco c'è una vecchia conoscenza vostra dei Perugini, che è Ardemagni, che sicuramente sarà titolare. Insieme a lui nella partita col Cosenza ha giocato Beretta, ma non si esclude di poter vedere invece Ganz. Bisogna vedere poi, li ha visti in settimana Vivarini, oggi non si è sbilanciato nella conferenza stampa che ha fatto alle 13 parlando un po' anche della partita di Perugia, non ha dato indicazioni sui ruoli, ha detto solamente che Casarini potrebbe essere un giocatore da far rientrare, diciamo così, che è pronto, e quindi lui punta molto su Casarini. Per il resto in attacco Ardemagni sicuro, poi o Beretta o Gant, subentrerà magari a partita in corsa anche Ninkovic, altro grande nuovo acquisto, molto importante, viene dal Genoa ed è uno dei giocatori forse di maggior talento arrivati all'ASC, 24enne, ha un contratto fino al 2021, ha già giocato in Serie A sia con il Genoa ma anche in B con l'Empoli, ha grandi doti tecniche, solo che è molto indietro fisicamente. Nell'ultima partita ha giocato solo gli ultimi 20 minuti, ma si è visto che non aveva ancora gamba, non aveva ancora il ritmo partita, quindi credo che faccia bene Vivarini a gestirlo, visto che lo conosce bene avendolo avuto nell'Empoli l'anno scorso, a gestirlo in questa maniera, lo inserirà gradualmente. In linea di massima la formazione ve l'ho un po' spiegata, in porta Perucchini invece che Lanni. Poi c'è da dire, l'esordio dell'Ascoli è finito in pareggio 1-1, nonostante l'Ascoli abbia avuto il 66% di possesso palla e abbia tirato 11 volte in porta rispetto al Cosenza, che è andato in vantaggio, poi la partita l'ha fatta l'Ascoli. Ecco, in questo contesto, che è quindi una squadra votata all'attacco, come si sono inseriti due conoscenze del Perugia? Mi parlo di Zebli e di Ardemagni. Come si sono disimpegnati in questa prima di campionato dell'Ascoli? Allora, c'è da dire che, come hai detto te, la partita l'ha fatta l'Ascoli. Nel primo tempo ci sono state due grosse occasioni nel giro di 10 secondi. Un tiro fatto molto bene dal portiere del Cosenza e sulla ribattuta Cavion è stato un po' troppo morbido per metterla in porta e ha permesso un salvataggio sulla linea a un difensore cosentino. Però se l'Ascoli passava in vantaggio in quella circostanza lì sarebbe stata tutt'altra partita, perché poi alla prima occasione, forse l'unica che hanno avuto su uno svarione della difesa bianconera, il Cosenza ha fatto gol, e a quel punto una squadra che viene dalla Serie C, allenata da un allenatore come Braglia, che ha mantenuto praticamente intatta l'intelaiatura dell'anno scorso, tranne due giocatori che ha inserito a centrocampo e in attacco, diciamo che uno è Maniero, tra l'altro, quello che ha segnato, un ex dell'Ascoli. C'è da dire che Braglia è molto bravo in queste partite, quando passa in vantaggio è in trasferta, la può gestire, si è costruito un bunker là dietro, non riusciva l'Ascoli a penetrare in nessun modo. Loro hanno avuto un po' di difficoltà nella loro specialità, i calabresi, cioè ripartire in contropiede. L'anno scorso hanno vinto i playoff giocando in questa maniera, cercando di colpire subito e di chiudere la partita nel finale, l'hanno fatto tre volte, di cui una con la San Benedettese, e sono andati avanti pur non essendo favoriti fino a raggiungere la promozione con questo schema di gioco, tanto che a fine partita si lamentava Braglia del fatto che i loro giocatori non avessero perso tempo come lui voleva che i giocatori andassero sulla bandierina e non si muovessero più di là negli ultimi tre minuti. Invece loro hanno cercato il gol, hanno cercato la porta, hanno detto questo perché è un eccesso di confidenza, si sentivano sicuri, però l'abbiamo fregata. E i giocatori del Perugia che mi dicevi, Zebli è stato il faro del centrocampo, da lui sono passati tantissimi palloni, ne ha recuperati tanti, forse ne ha perso qualcuno di troppo, un po' di imprecisione nei passaggi, però come impegno e anche come dinamismo niente da dire, è stato sicuramente uno dei più attivi della squadra, non si è mai tirato indietro, ha anche sbrogliato un paio di situazioni con la sua velocità abbastanza complicate in difesa con dei buoni recuperi. Certo deve acquisire sia la conoscenza dei compagni, perché mancano i sincronismi, si vede, la fase dove l'Ascoli ha fatto più fatica è stata quella tra il centrocampo e l'attacco, quindi lì è mancato un Casarini, secondo me, che mette molto più ordine, mentre Zebli mette più dinamismo dei due. Invece in attacco Ardemagni è stato molto applaudito dal pubblico, perché pur avendo concluso solo una volta o due, non mi ricordo, e non avendo portato eccessivi pericoli alla porta avversaria, ha corso come un matto e soprattutto ha creato tanto tanto spazio, ha fatto reparto da solo, come si dice in questi casi, mentre Beretta correva a destra e a sinistra, lui teneva il possesso palla, impegnava i difensori avversari, ha lottato veramente tanto, e Vivarini non lo voleva schierare a inizio partita perché era
appena arrivato, era qui da una settimana scarsa, e il titolare avrebbe dovuto essere Ganze. Poi ha detto che in settimana l'ha vista con così tanta voglia di giocare che ha premiato gli impegni nell'allenamento facendolo esordire da titolare nella prima del Duca. Quindi promossi tutti e due gli ex perugini nella prima partita ad Ascoli. Io ringrazio veramente tanto il collega Alberto per la professionalità e per averci fatto conoscere in dettaglio quale sarà il prossimo avversario del Perugia. Grazie Alberto. Naturalmente Alberto è un giornalista di Latte Miele, e che ringraziamo anche la testata per la gentile disponibilità. Grazie a voi, arrivederci.